con molto piacere che do l'avvio alla 47ª edizione delle letture d'Atlas in italiano. Questa edizione particolare che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di marzo, ma che poi è stata rinviata a causa del lockdown, e che anche adesso si svolge in condizioni particolari, con il distanziamento tra le persone che sono sedute in sala, la registrazione di questa, come delle letture che ci saranno, per consentire anche a chi non può venire in sede di potersi nutrire delle letture d'artista. Una edizione particolare anche per altri due motivi. Uno, triste, ahimè, ed è la dipartita del professor Angelo Paglia, ispettore della pubblica istruzione, insieme al padre Attilio Vellone dei Francescani di Cava dei Terreni e al professor Fernando Sassano, cofondatore nel 1974 dell'associazione Lectura d'Artis in Italia. Il professore Paglia è stato professore di italiano e latino presso il liceo classico di Tirreno fin dal 1974, preside dal 1985 all'87, quando è stato promosso ispettore della pubblica istruzione. Ha completato varie volte campi presso la Lectura d'Artis in italiano, ma anche presso altre prestigiose letture italiane. Fra le sue notevoli e varie pubblicazioni, oltre al commento di canti danteschi, ricordiamo le iscrizioni di Pompeiano del 1982, Pompei giudaico cristiano del 64, il professor Valdi nasce come archeologo, e poi altri scritti, Vittorio D'Arezzo del 75, la tema della croce del 1983. Io ho avuto il piacere di preparare un intervento su Dante il diritto che tenne proprio lo scorso anno presso la nostra lettura, di leggere sul suo consiglio lo scritto del professore Basti, Il problema della giustizia di Dante, e devo dire che è stato un vero piacere leggerlo, non solo per l'italiano dovuto, ma anche per la profondità di pensiero. Purtroppo il professore Paglia ci ha lasciato all'età di 44 anni, fino all'ultimo è stato attivo come un ragazzo, come un giovane guardando al futuro, alle cose da fare, e non a caso si era impegnato con noi a darci il suo contributo a un volume che uscirà a gennaio del 2021 per celebrare i 700 anni della morte di Dante, ma ahimè la volta che mi stanno gli ha consentito di tenere fede, come aveva sempre fatto, agli impegni che aveva assunto la lettura d'Artis. È un pensiero affettuoso da parte di tutti noi soci della lettura d'Artis, ma comunque all'ispettore Angelo Paglia, certamente già manca a tutti, ci mancheranno gli anni a venire. L'altra notizia che dobbiamo dare in apertura di questa edizione delle letture d'Artis in italiano è che a gennaio del 2020 c'è stato il rinnovo del consiglio direttivo, per cui il sottoscritto è stato eletto dall'assemblea presidente dell'associazione. Direttore scientifico dell'associazione è stata eletta la professoressa Rete Chirico, che è la mia sinistra, che qui a breve vi presenterò, ed è stato confermato nell'incarico di segretario della Lectura d'Artis il professore Paolo De Notti, che non presento non perché non lo metto, ma perché di qui a breve verrà anche lui una lettura nell'ambito delle nostre letture annuali, e quindi avrò modo di presentarlo più dettagliatamente in quell'occasione, per non ripetere, però ovviamente è personalità, nonostante la giovane età, di grande spessore culturale e accademico. Dove lo saremo? Prima di presentare il nostro direttore scientifico,
che peraltro sarà relatore del diciassettesimo canto dell'Inferno e quindi del primo canto che apre questa edizione della lettura Dantes. Tengo a ringraziare a nome di tutto il nuovo direttivo, il direttivo uscente, delle persone del professor Paolo Gravagnolo e della professoressa Lucia Crescuolo, oltre che del professore Paolo Lanotti, che però ha conservato questo impegno, che hanno gestito e dato onore alla nostra istituzione dal 26 gennaio del 2014 al 19 gennaio del 2020. 6 anni intensi di continuità delle nostre letture, in cui la lettura Dantes ha mantenuto fede all'impegno che tutti noi associati avevamo dato ai fondatori della capacità della lettura, cioè la lettura dovesse rimanere una istituzione dedicata dei Tirreni, mantenendo molto alto il livello dei lettori cavesi, ed anche svolgendo in questi 6 anni importanti, quanto difficili, svolgendo anche iniziative ulteriori rispetto alle letture tradizionali. Penso solo alle memorabili letture che si fecero nei cortili delle corti, dei palazzi nobiliari di Cava qualche anno fa, da parte del compianto Pepe Basta, lo ricordo perché anche lui prematuramente quest'anno ci ha lasciati, lasciamo anche egli per la sua simpatia, per la sua disponibilità, un grande voto in tutta la città di Cava dei Tirreni. Grazie in particolare dunque a Paolo Gravagnolo e a Lucia Crescuolo che si sono impegnati tanto, portando come un testimone in una corsa, appunto, quello del testimone per un tratto importante di vita della lettura d'arte italiana, il testimone della fiaccola della lettura periodica dei canti danteschi, che fanno della nostra lettura d'arte una delle più antiche d'Italia. E prima di presentare appunto Irene, anche in attesa che venga il sindaco, che peraltro è stato proprio questa mattina riproclamato per la seconda volta sindaco di Cava in quest'aula, che verrà a portare un saluto, tengo a salutare e ringraziare per la presenza fra gli altri la dottoressa Allegro, già della Corte d'Appello di Salerno, il presidente della Corte d'Appello di Salerno, la professoressa Emilia Persiani, della già nostra carissima preside del Liceo Gerolino e anche futura attrice, in questo ciclo godremo anche delle sue della lettura, le rime pedrose da parte della professoressa Persiano e gli altri soci, il pubblico che è intervenuto. Nonostante indubbiamente oggi non sia facilissimo partecipare a manifestazioni pubbliche per il timore di questa pandemia che ci ha veramente cambiato la vita, a questo punto presento con piacere Irene Chirico, non solo nella sua veste di relatrice di questa serata, ma anche di nuovo direttore scientifico della lettura d'arte italiana. Irene è abilitata come professore di seconda fascia da non si è chiamato? Allora dobbiamo aggiornare anche il curriculum vitae sull'università. Allora è professore associato dell'Università di Salerno di letteratura italiana ed è laureato ovviamente in lettere classiche in pedagogia, ha un curriculum importante, ha un dottorato di ricerca in italianistica, già vincitrice del concorso di materie letterarie latino e greco dei vice classici fino al 2008, poi ricercatrice di letteratura italiana. Fra i suoi interessi la lettura critica ed ermeneutica dei canti del testo dantesco, con particolare attenzione alla sua fortuna e all'apporto dell'opera di Dante nella formazione e definizione della cultura e della identità nazionale, il flusso delle traduzioni di epoca medievale umanistica sulla nascita e sugli esiti dell'umanesimo italiano, contributo dei trattati politici di Anna Meridionale, dall'umanesimo del Rinascimento
al dibattito sviluppatosi negli ultimi 5 secoli in Italia e in Europa intorno al principe di Machiavelli, la lettura critica della trattatistica del secondo 500 relativa ai caratteri del genere comico all'interno del dibattito umanistico sulla definizione del genere letterario, studi relativi al dramma musicale dell'arte barocca, studi sul Gran Turco in relazione anche alle aree di notte della Campania, studi sul rapporto tra immagine e racconto della narrativa di Calvino, studi sui percorsi del romanzo italiano tra 700 e 900, come vedete uno studio e una ricerca a 360 gradi sulla letteratura italiana dalle origini fino ai tempi nostri. Evidentemente anche non solo bisognerà aggiornare il curriculum vedete sulla domanda dell'università perché risulta ancora nel ruolo precedente, ma anche perché Marco dovrebbe anche aggiungere direttore della lettura della Siberiana, che è un onore nostro averti come direttore, ma credo che insomma, sia anche per la tua professione, data la storicità della nostra lettura, un incarico di responsabilità anche diciamo, di questo. Cui ringrazio veramente Irene per questa disponibilità a impegnarsi di più, perché veramente già era una nostra socia nella conduzione, nella gestione della lettura, soprattutto in vista dell'anno prossimo, il 2021, che sarà l'anno dei 700 anni, la volta del suo poeta, quindi l'anno di grandi celebrazioni ai quali come lettura ci stiamo preparando. E a questo punto passo senz'altro a lei la parola, chiedendo scusa se poi interromperemo con il sindaco per un saluto, ma mi pare bello che il sindaco della città porti il suo saluto a questa storica manifestazione. Grazie ancora, e a te. Grazie Presidente, grazie per le belle parole e grazie ai soci della cultura italiana che mi hanno dato l'onore e il piacere di essere direttrice di questa prestigiosissima lettura, che è certamente, come ha detto Marco, una tra le più antiche, ma è anche una tra le più prestigiose e le più importanti. Il valore di questa nostra lettura è riconosciuto effettivamente in tutta l'Italia. Davvero sono contenta e spero di essere, come dire, all'altezza del compito e delle funzioni che mi avete insomma. Io passo direttamente però alla lettura in fine del canto che direi di far leggere e poi commentare, credo che vada bene. Un commento che darà certamente ragione alla bellissima immagine che il direttivo ha scelto per il manifesto per la locandina di quest'anno, un'immagine appunto di Gerione, un'immagine fiabesca, ma anche reale e realistica, perché diceva Calvino, tutto sommato le fiabe sono vecchie, le fiabe sono vecchie. Questo nostro Gerione, animale fantastico e fiabesco, in effetti, come tenterò in certo modo di dimostrare, è una realtà presente certamente ai tempi di Dante, ma drammaticamente presente ancora oggi tra noi. E passo quindi alla lettura di questo fatto. Ecco la fiera con la ruta aguzza, che passa i monti e rompe i nubi e l'acqua. Ecco colei che tutto il mondo aguzza. Si cominciò l'ogni duca a parlarmi, e a Cenolle mi venisse a trota vicino al figlio passeggiati madre. E quella sozza immagine di Froda si avvenne, e arrivò la testa e il volto, ma sulla lingua non trasse la pure. La faccia sua era faccia d'un giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle e d'un serpente tutto l'alto fusto. Due branche avea pilose in sì l'ascelle, lo fosse il petto e alle due le coste dipinti avea di nubi e di rovelle. Con più colori sommesse e sovrapposte non ferma i campi, tartari né turchi, né fuortai tele per aragni e coste. Come talvolta stanno a vita i turchi, che parte sono in acqua e parte in terra, e come in là
tra i tedeschi turchi l'obbligo s'assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si scava sull'orlo che è di pietra e sabbiozzetta, nel vano tutta sua coda pensava, torcendo in su la velenosa porca che a guisa di scorpione la punta. Lucca disse: o conviene che si torca la nostra vita un poco insieme a quella bestia malvagia che cola si porta. Però scendemmo alla destra mammella e 10 passi tenuti uno stremo per ben cessar la vena e la fiammella. E quando noi a lei venuti siamo, poco più oltre dentro sulla vena, gente seder proprio al cosce. Il maestro, a ciò che tutta piena esperienza resto giro un poco, qui disse, va e vedi la luna. I tuoi ragionamenti siano la corti, mentre che torni parlerò con questa che ne conceda i suoi oneri forti. Così ancor su per la strema testa di quel settimo cerchio tutto solo andare, dove si veda la gente messa. Per gli occhi fora scopriamo di qua, di là soccorrien con le mani, quando a vapori e quando al caldo solo. Non altrimenti fanno estate i cani, o con cento portieri, quando sono morsi, o da pulci, o da mosche, o da bufani. Poi che nel viso accerti gli occhi corsi, il quale il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcuno. Ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendeva una tasca che aveva certo colore e certo segno, e quindi fa che loro occhio si tasca. E come io riguardando tra loro pegno in una borsa gialla, vidi azzurro che un leone aveva faccia e contegno. Poi, procedendo il mio sguardo il muro, vidi ne un'altra come sangue rossa, mostrando un'altra bianca più del tutto. E anche una strofa azzurra e grossa, segnata aveva lo suo sacchetto bianco, mi disse: che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché se mi vuoi, sappi che il mio vicino italiano verrà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentini sto parlando, stesse chiate mi trovano gli orecchi, gridando bene il cavalier sovrano che pregherà la pasta con te. Qui distorse la bocca e gli fortrasse la lingua come due che naso ricchi. E io, temendo non più star, bruciasse lui che di poco star m'aveva munito, tornando indietro dall'altre lasse. Trovai un cavallo che era salito giù già sulla grotta del tiro al mare e disse a me: or si è forte ardito, ormai si scende per si fatte scale, monta dinanzi, chi voglio essere mezzo, sicché la coda non possa far male. Quale è colui che si presto al ribrezzo della quartana, caggia lunghi e smorte, trema tutto, pur guardando mezzo, cambia io alle parole corte. Ma vergogna mi vede su minacce, che innanzi a buon segno fa servo forte. Ti m'aspettai su quelle spallacce, si volle dire, ma la voce non venne come io credetti. Fate tu m'abbracce, ma esso, che altra volta mi sovvenne ad altro forse, tosto chi montai con le braccia m'avvinse e mi sostenne. E disse: Gerio, muoviti ormai, le rotte larghe lo scendersi a poco, pensa alla nuova sonda che tu hai. Come la navicella esce di loco, di tutto, di tutto, si quindi si tolse, e poi che al tutto si sentì a ciò, là che il petto la coda tolse, e quella parvenza come a lui la mosse, e con le brache l'aere si raccolse. Ma giusto ancora non credo che fosse quando Fredonte abbandonò gli freni perché il cerco ne parano, si fosse, né quando Icaro misero le reni si dispendati per la scaldata cena, ridando il padre a lui, mala via tieni, che fu la mia, quando vidi chi era nell'aria da ogni parte, che ti spenta o colpita, fuori della terra.
ella se va notando lenta lenta, ronda e discende, ma non me ne accorgo se non cambiso e di sotto diventa. Io sentia già dalla man destra il borgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sforzo. Allora fui io più timido allo scroscio, però chi vidi fuochi e stinti pianti, io tremando tutto mi accoscio. E vidi poi, che vuol vedere anche davanti, lo scendere il giraffio di gran male che s'appressava da diversi canti, come il falcone che stava assai sull'ago, che senza vedere l'ombro uccello capire al falconiere come il cane discende in asso onde si muove snello per 100 volte e da luce come il suo maestro disegnoso e bello, così mi pose al fondo gelone al pie della stagliata lotta e distaccato le nostre persone si divedò come la porta. Ora che il protagonista di questo canto, diciassettesimo dell'inverno, il protagonista tanto silenzioso quanto ingombrante sia Gerione, è senza dubbio evidente. Egli compare però solo in apparenza, ex appunto, come con anaforica insistenza sembra suggerire al lettore l'avverbio presentativo ecco, ecco Gerione. Ma in effetti la sua apparizione è evocata già nel canto precedente e non senza caricarla di metaforici e simbolici significati, tutti però convergenti nella definizione del ruolo e della funzione di questo mostro, o dovrei dire di questo mostrum, perché ci troviamo ancora una volta, e come spesso accade nella commedia, di fronte a un essere straordinario, mutuato da un'antichissima e anche controversa tradizione mitica e biblica, ma reinventato da Dante, che come al solito lo adatta alla visione. I poeti Dante e Virgilio si trovano ad attraversare, come in noto il testo in ultimo girone dei sette incerti invernali, cioè un piccolo, e per quel che riguarda il nostro canto, il luogo dove sono tutti violenti contro l'arte, cioè gli usurai. Ma è sul finire del canto XVI che Virgilio ordina a Dante di consegnargli la porta che il poeta aveva in dono cita. La porta con la quale, come dichiara, un tempo aveva pensato di poter catturare la lusa, cioè la lussuria. Ora sarà proprio questa porta che Virgilio lancerà giù nel baratro infernale a costituire un segnale di un per il mostruoso sommozzatore volante, ad avanticarsi appunto per ascendere fino al bordo superiore del terzo ciclo, dove è scritto il primo di si muove. Ora, sul significato della colonna, la critica lungamente dibattuto. Valga qui però soltanto la pena precisare che esse è adoperato in riferimento sia alla lusa di studia, sia al genere della frode, il che indica senza dubbio un significato che sia comune ad entrambi e tra quelli proposti sia indicando fonti pagane, l'etica aristotelica e bibliche, il più accettabile per coerenza del contesto appare essere quello della corda, simbolo di continenza e di giustizia, dunque strumento per domare sia la lussuria sia la fame. Ed è che in effetti la corda, come simbolo di dominio del corso sulle proprie passioni, è il significato anche che essa assume verso l'ordine francescano, dove il cordiglio era portato come segno tangibile della convivenza. Insomma, si tratta anche in questo caso del costante richiamo della poesia dantesca al realismo di cui si sostanzia, sempre rintracciando nel mondo dell'antiquà motivi e segni che possono non solo rendere immaginificamente tangibile il mondo dell'aldilà, ma anche rappresentarlo come compimento dell'ordine logico e teologico della realtà terrena, secondo la benone interpretazione figurata della commedia dantesca. Ho detto realismo, ma a maggiore si potrebbe parlare di autobiografismo, dal momento che Dante stesso, nella qualità di terziario francescano, lo è sperimentato, come sostengono alcuni autori commentatori.
Filippo non è di importanza, perché proprio dal canto 17 poi che Dante personale e Dante poeta trovano perfetta concordanza, innanzitutto sul piano stilistico, rendendo evidente una variazione tonale narrativa. Ma qui ovviamente non mi pare, per ragioni di tempo, opportuno attardarci troppo sul significato della corda di Dante, certamente affrontato nella lettura del canto 16 dello scorso. Tuttavia, la circostanza che essa diventi strumento attraverso il quale il mostro viene attratto per prestare poi i suoi servizi ai due poeti rende necessaria ancora una ulteriore riflessione. Innanzitutto, il significato che assume lo scompiarsi della corda da parte di Dante. Basti precisare solo che, sia pure liberatosi di questa corda su richiesta del maestro, Dante, senza dubbio, cesserà, come è stato ovviamente osservato, non cesserà di credere in quei valori espressi dalla corda stessa, cioè i valori di continenza, di castità, di giustizia, di fede, ma li vedrà d'ora in poi vivi in una vita superiore che è quella che si fonda in Dio e che non ha più necessità di appoggiarsi in realtà contingente. È vero che la corda può essere gettata, ma resta Virgilio, e Virgilio lo abbraccerà forte e rassicurante in Europa che li condurrà poi in basso inferno. D'altra parte, di fronte ai misurai prima, ai frangolenti che poi ai fallitori, le armi tradizionali dell'impero e della sua legge sono armi scontate e ad esse si devono sostituire metaforicamente il loro arco istituto, come è stato pure osservato. E non mi sembra che la, tra le tesi esposte rispetto al significato della corda sulla scorta della dinamera, quella dell'individuo, il simbolo della continenza e della giustizia, in relazione alla lusuria e l'altra alla frode, questa è la tesi del Napoli, sia poi in aperto contrasto questa tesi con quella che riconosce i simboli della legge applicata e della legge formulata, che è la tesi di Pasquale. Dal momento che io credo sia sostenibile questa equazione, cioè che continenza sta a legge formulata come giustizia sta a legge applicata. Dal momento che la continenza non è altro che il dominio della passione esercitato attraverso le regole dettate dalla legge positiva, quelle cioè che presiedono al vita civile, all'ordine sociale, e che la concupiscenza certamente sconvolge e scoperte, e d'altra parte la giustizia si realizza attraverso la violazione della legge. Da quella legge, Gerione non è preso alla luce, come d'altra parte non lo è stata la luce, tramutandosi in leone o in lupa, cioè l'animale che ha distrutto l'impero, ovvero la legge per dire l'ebreo. Ma bisogna ricordarci che le leggi sono, ma chi non manca di sé, e ricordiamocelo per il prosieguo del commento. Comunque sia, la prova è stata gettata. E Dante è trepidante, è in dolorosa attesa della novità che deve disporre. E col fiato sospeso e con sgomento vedi navigare verso l'alto una figura di circa 30 anni. E finalmente ecco Gerione che compare come suo palcoscenico in un'atmosfera del fantastico e apocalittico, un'atmosfera spettacolare e che non ancora illuminato è già rappresentato in tutta la sua fisicità, tale da spandere persino il suo odore, o meglio il suo fetore. E così con sinestetica rappresentazione che sorge subito il simbolo della corruzione che con i propri miasmi riesce a penetrare ogni attratto del mondo. Nulla gli fa da ostacolo, attraversando noi e squassando lunga ed armi, in prega della puzza del proprio corpo corrotto, finire. L'immagine posta di luna, attraverso una costruzione graduale con una serie di determinazioni aggiunte di luna. Una figura composta, una macchina animalesca e non un profilo vivente, fortunatura, come è già nella luce. Lasciando il lettore in una condizione di sospensione intensa, incuriosito dall'identità del testo, che non sembra in verità nemmeno tale, cioè non sembra vivente.
non esprime Gerione la pericolosa vitalità delle terapie del primo canto, né l'agitazione vitalistica di Cervo nel canto sesto, né la fantasiosa snellezza e prestezza ittica e venatoria dei cent'anni che puniscono le violenti. Qui Gerione si materializza, per noi questa prima rappresentazione, in quanto proiezione, come sostegno getto dell'antico gusto del simboleggiare. Per la compiaciuta costruzione di un geroglifico complesso, per l'incontro tra questa figura significante e la realtà psicologica significata. In questo credo anche la potenza fiabesca di questo personaggio. Un personaggio, dicevo, reinventato dal poeta all'interno del canto in cui si dispiega in tutta la sua fantasia un vero e proprio bestiario di vita. Non si rintraccia in tutta la mitologia classica né nella narrazione biblica un moderno mito di riferimento. Dante invece accoglie il personalissimo riutilizzo del materiale letterario e biblico a spunti, suggestioni, suggerimenti del proprio genere, secondo la sapiente tecnica della imitazio, che in Dante però significava emulazio, e superamento stesso dei momenti, come gli stesso ci ricorderà in Inferno 25, taccia 25esima, taccia un cane, taccia un video, che ancora prima di esprimere il vanto di essere vincitore della gara poetica, in già autoriante, esprime la consapevolezza di essere il nuovo poeta cristiano. E per questo assolutamente nuovo ed originale rispetto ai poeti. Anche la costruzione di Gerione è nuova. E qui è indiscutibilmente un'operazione complessa e complicata. Non fosse altro per la notevole valenza simbolica che il poeta gli attribuisce già al suo tempo. E d'altra parte il riferimento a fonti e testi pagani e cristiani non soddisfa a rendere conto della costituzione dantesca di questo mostro. Sull'orizzonte della complessa genealogia mi pare a questo punto utile porre l'antica poesia esiodea. Già il Signore nella Teogonia aveva definito Gerione tricefalo, e sulla descrizione di Esiodo sarà bene soffermarsi un attimo per comprendere meglio la descrizione della dantesca. Nella Teogonia, poco a poco, il profilo mostruoso di Gerione tende a mutarsi nel volto di un eroe valoroso e umano. Infatti, se nella prima sezione della Teogonia, che narra dell'uccisione di Gerione a opera di Eracle, l'elemento che connota negativamente il mostro è l'oscurità nella quale è immersa la narrazione sirena, nella seconda sezione, l'isola che abita, esalta il nuovo carattere di mostro, che ora, come stato osservato, sembra un tale d'aspetto, mostra i tratti tipici di un eroe, il suo profilo collima con quello di un uomo più che potente. Perché qui esigono, in effetti, vede il figlio di due grandi divinità, come più valente, in quanto evidentemente nato dall'unione di una dea marina e di un protosto, cioè di Crisaroe, appunto. E questo Gerione rientra nella vasta schiera di eroi che popolano le isole, la terra e il Sansone. Da mostro quindi Gerione diventa eroe, ed eroe ancorché dotato tra più vittime lo considera anche stessivo, che tuttavia ne potenzia il lato umano, conferendogli la parola e la possibilità di valutare il proprio destino. Stesicolo mi fornisce una descrizione fisica diversa da quella esiodea. Nella Gerioneide, appunto, della quale abbiamo più qualche frammento, lo descrive come un essere alato, con sei gambe e sei braccia, e anche per la Gerione dantesco. Ma nell'espressione di dubbi che mostra circa la propria natura durante il colloquio con la madre, che vorrebbe che non si scontrasse con Eracle, questo titilante mostro dimostra sentimenti di profondo
seconda umanità, fermo com'è nel proposito di morire piuttosto che affrontare l'ignominia di non aver difeso il proprio alimento. Certamente i connotati somatici stessi corei avranno la capacità di colpire il poema successivo immaginato e fotografico. Le scene salienti, la rappresentazione dei personaggi, dell'autonomia degli stessi coro hanno avuto ad esempio una vivace e continua influenza sulla produzione artistica, soprattutto per quanto riguarda la ceramica. Ma come è stato dimostrato, è dalla duplicità della rappresentazione di Gerione e Sidea Ascendenza che deriverà anche il Gerione di Ecateo, il cui appunto, al di là della diversa connotazione geografica di Gerione, ha toni etici, segno di una rivisitazione anche qui di Dio. Insomma, per concludere, Paesio e Ecateo, Gerione da mostro diventa eroe, fino a diventare un uomo che ha a che fare, forse rassegnato, con un nemico abile e vicino, cioè con Ero, altrettanto umano, sottomesso agli ordini del suo soprano. Essere di corpore, lo descriveranno Eschi, lo descriveranno gli Eroi, e così è chiamato anche dai poeti latini, Egitto e Lucrezio, re dell'isola di Erizia, confini estremi dell'Occidente, ucciso da Era, che come è noto per impossessarsi dei due maschi Egidioni e di portare in mano. Ed è anche l'arte figurativa che ha preso questa immagine, rappresentando tre uomini strettamente uniti l'uno all'altro, lo vediamo a Pausania, mentre a Bordo d'Oro fa crescere i tre corpi dalla pancia e lascia torace e gambe indipendenti. Ora, al di là delle varianti del mito, l'elemento costante resta la triplicità delle forme del corpo, la quale sarebbe da riferirsi probabilmente alle tre misure su cui Gerione imperava, o all'eccezionale proposito di due fratelli dello stesso nome, che non sia male. Anche circa l'origine del mito, le fonti non comportano tutto. Comunque sia, il mostro appare vicino a Persefone, presso il trono di Plutone, nella cultura etrusca della grotta dell'Orco a Tartuglia. Orazio lo canta prigioniero di Plutone, Virgilio tra i custodi della Plutone. Ma ancora è a completamento di alcune tra le più importanti testimonianze della classicità su questo mostro la notizia che oggi davanti da Svetonio, e che non era ancora riportata in nessun commento, del culto dell'oracolo di Gerione ad Abano Terme. La notizia svetoniana riguarda la vita di Tiberio, nella quale si racconta che l'imperatore, prima di intraprendere le imprese militari, forse nella regione libica, interrogò l'oracolo di Gerione presso Padova. Attenzione, di tre usurai, uno è padovano, uno di tre. L'oracolo di Gerione, appunto, che gli suggerì poi di gettare alcuni dati d'oro nella fonte di una fonte dalla quale trasferì auspici e di acque termali tra i benefici effetti, e ancora oggi non ha passato proprio a Monte, il cui stemma all'antino non a caso era un grano verde che si arrampica sulla fonte. Il passo spetoniano, come per recupero di forme virtuali con le fondazioni di corpo di Otricepoli, aiuta a capire la genesi di un altro Gerioneo nel territorio padano, che non presenta un nome malefico e un terribile, ma presenta invece un dio benefico, certamente signore e sottoterra, ma pur sempre un dio amico che aiuta e che indica la strada giusta della salvezza. Questo mi sembra uno spunto, insomma, importante per un ulteriore riflessione. Ora, senza voler qui soffermare sulla genesi del culto di Gerione nel territorio padovano, basti solo osservare che nella realtà paleoibrica, proseguita poi l'età romana, l'intrico nel rapporto Ercole e Gerione si concreta da un lato nel riferimento al mostro, domato da Ercole, e dall'altro nell'evidenza degli aspetti teorici del mostro, che assume gli aspetti di un dio umanizzato, oggetto in qualche modo di tutto l'uomo. E questo basta per evidenziare la molteplicità della rappresentazione di Gerione, non solo di connotati fisici, quanto piuttosto di funzioni. Senza dubbio, già l'antico classico a Dante non giungeva una tradizione, una rappresentazione mitica del mostro, che talvolta rinuncia alla sua malvagità,
per assumere sentenze o meglio atteggiamenti umani, se non addirittura veri. E d'altra parte, il gioiello evocato da Virgilio non si lascerà domare come un cagnolino al punto da far scavalcare. E poi nessun gesto, nessuna parola, o meglio nessun suono produce il gioiello dantesco per intimorire i due pellegrini. Il massimo che fa è il broncio, stanco e dispettito quando si pone disdegnoso il ferro dopo aver preso i propri servigi ai due pellegrini. Eppure fa paura. Ed è una paura derivante non solo da ciò di cui è simbolo la corruzione, ma anche dall'aspetto che danno le scelte di Diana. Indicazioni che sono desunte da Virgilio, certamente come contemporanea, ma da comodo modo illustrato da una lunga e complessa tradizione mitica, la quale Dante aggiunge le suggestioni derivanti dalla lettura dell'Apocalisse, con le mostruose locuste che costituiscono il quinto flagello, il dato dei molteplici attributi animali, tra cui quegli estremi corrispondenti al genere dantesco, facce di uomini e come quelle degli scorpioni. Queste, come spiega nel suo commento l'Oposeo di Mastro e Darwino, simbolo della frode attuata dalla predicazione eretica e perpetrata ai danni del Cristo. Eppure, dal drago di Apocalisse, nell'Apocalisse, figura dell'antico serpente, fusione delle caratteristiche delle locuste con quelle delle liatane, il drago marino ricordato nel libro di Giove. Vero è che tra gli animali, come ci suggeriscono i bestiali e le enciclopedie letterarie, simbolo della frode è lo scorpione, con il quale il nostro mostro condivide la coda, torcette di certo velenosa, con le dati aperte, e come Virgilio evidenzia nella preoccupazione di mettere al sicuro il proprio protetto, invitandolo ad occupare il corpo al drago posto davanti a lui, in modo da far distruggere quel proprio corpo dalla velenosa coda. Nel libro Pietatis Regum di Bartolomeo Amico, uno dei testi enciclopedici più diffusi in Italia, certamente conosciuto a Dante, è forte l'opposizione tra finzione di dolcezza e benignità in anteriore parte dello scorpione e la velenosità. Aggiunto anche leggerione come simbolo di vizi di tria generazione, no? È un commento ai primi sei libri dell'Eneide di Bernardo Silvestri, altro testo probabilmente non ancora. Ingannevolezza e frodo, comunque, sono già le fattezze fisiche di Bernardo. Osservazione che conferma la potenziale interpretazione morale resa esplicita dalle grosse marginali nella spiegazione del nome stesso di scrittore che ci fornisce proprio Bartolomeo. E non è l'unico testo medievale con delle tali osservazioni. E va poi osservato che anche alla Manticora, altro famoso animale esotico presente già nel mondo antico, sono attribuiti faccia d'uomo e coda di scorpione su un corpo di leone dal pelo colossale. Animale antico e appunto veloce, da essere paragonata alla sua corsa al volo degli uccelli, e anche però il nostro gerione, ma volava già stessissimo. Non è un caso dunque se alcuni commentatori hanno associato il gerione all'antico, l'associazione io ritengo del tutto ingiustificata, dal momento che il nostro mostro ha lunga, antica e più che attestata tradizione, e il corpo composito della manticola non risolve per significativa la costruzione di un gerione dantesco, la cui coda stessa d'altra parte non è proprio uguale a quella di un scorpione, che non sarebbe. Ma anche qui ci vengono in aiuto gli enciclopedisti medievali, per i quali esistevano specie di scorpioni dotati ma la coda di scorpione è in effetti solo uno di quegli elementi che concorrono a fare del mostro il simbolo della frode. È il caricatore oltre di due pellegrini verso la parte di cui è più fredda di tutto. Ne è a sottacere la leggenda raccolta dall'anonimo e ripresa dal boccaccio delle genealogie, secondo cui Gerione, dal corpo triforme re ibellico, accoglieva i suoi ospiti con grande ospità e benevolenza, per poi derubarli e ucciderli durante il sonno. E d'altra parte, il carattere esecutivo di Gerione è uno degli elementi che induce qualche commentatore
costruzione di questo mostro, dal volto di un uomo onorevole all'apparenza, ai ricordi il corpo di un serpente unito in due brani coperti di peli, il dorso e il petto e i fianchi ricoperti di segni complicati di rotelle, dai colori appunto molteplici da superare i tessuti variopinti dei tartari e dei ricchi, e persino le vene tessute da arte. Insomma, dati un arco ai componenti animalesca, che già suggeriscono l'unità della natura di questo mostro, sono voi esaltati dai disegni e dal libro cromatismo della media, a indicare, come commentò Fallani, le male arti dei raggiungimenti proprie della forma, esaltate anche dal riferimento alla figura di arte, perché si prisce di pelle tese a catturare e pignare. Ma il pensiero però ritorna alla lenza di pelma colato che impedisce il diritto il cammino e che non a caso ricordava da Dante nel campo precedente al nostro, i cui dipendimenti rimangono con la pelle dipinta di quella bronza che non era riuscito a catturare quella volta. Ma è la postura del sommozzatore a originare la seconda similitudine, alle quali anche altri seguiranno in questo campo, che ha complicato e limitato di più la sua rappresentazione, perché se la similitudine marina del sacco che è approdando a vita, stando con la prova sulla riva, con il resto di una tanta in acqua, proprio come il gerione che appoggia testa e busto sul rotto del sabbione, infocato, la coda resta tesa verso il braccio infernale, questa similitudine in effetti fa immaginificamente pensare a un movimento acquatico nel prosieguo della discesa, però il gerione si muove di come se stesse volando, cioè nuota, come nuota. Per l'ultima componente del suo proposito opposto è quella che necessita ancora di una similitudine, come al solito, per dare chiarezza all'usina e suggestione poetica. Per così la piccola icona del castoro, con la quale rinale due pesci, ancora atteggiamento doloroso e fraudolento, serve per il paragone con la coda del dente, che si muove nel vuoto, voltando verso l'alto la sua punta velenosa. Ora tre sono gli animali che sembrano confondere: serpente, forse leone e scorpione, le cui valenze simboliche sono tutti note, ma si tratta di un animale con il volto umano. E per giunta il volto di un uomo onesto, in contrasto così stridente con il resto del corpo, che ha ragione si può osservare che la saggia avvertenza dell'appello di detto al lettore, sempre a converta faccia di mezzogna, dell'un chiudere labbra, chiude il cuore, il fermo semplicesimo, si capovolge subito questa sentenza, e in forma iperbolica nella menzogna. Che però ha faccia di vita. E d'altra parte, Dante stesso scrive in Convivio IV che quelle cose che prima non mostrano i loro difetti sono le più pericolose, siccome vedere nel traditore che nella faccia innanzi si mostra amico, sicché fa di sé fede avete e sotto pretesto da ministrare chiude lo difetto della ministra. Un'ultima osservazione su questo mostro tutto dantesco. È il primo mostro di Dante, per il quale la mescolanza di elementi umani e femminili, che nella rappresentazione delle fughe di Minotauro, di Centauro, delle Arpie, è da Dante appena sfiorata o taciuta, o a volte le dame di trasfigurazione, non è stato per nulla ripreso da esiti davvero orripilanti, ben oltre la voglia. E questo perché i tratti fisici di un'apparente umanità, il volto umano, si associano al dato reale dell'onestà, il volto d'un onesto, con l'effetto centuplicato di straniamento verso l'ordine importante. Però armarsi contro la folla si può anche riposizionando la direzione del percorso, non più verso sinistra, ma verso destra. Due sole volte Dante il maestro si volge a destra. Qui è nel campo degli eretici, perché per i peccati contro la verità occorre armarsi addirittura intellettuale e morale, come commenta la Chiarocchio. E l'efficace John Mann, nei versi 128-129, salta retoricamente il mutamento di direzione,
che è anche passaggio da una categoria di peccati a un'altra, dai violenti ai fraudolenti. Quasi a sancire il discrimine nella ripartizione categoriale di peccati e peccatori. Dunque il cammino prosegue verso il lato destro. E Dante, con puntigliosa realistica precisione, conta addirittura i passi compiuti sulle estremità del cerchio, 10 appunto, prima di fermarsi per evitare la pioggia e la sabbia di fuoco, che certamente un dio non avrebbe potuto sopportare. Ormai sono vicini al giudizio. E il lettore si aspetterebbe finalmente di assistere all'incontro con l'essere che sembra essersi improvvisamente materializzato dal buio infernale, quando, con abile tecnica narrativa, la proiezione dello spettacolo si avvista, creando effetti di ansiosa attesa di vita. Perché l'attenzione si sposta su tutta la scena. C'è gente che occupa il sapone in prossimità del burrone, dove si scende al lontano cerchio con il brusco spiego e il palco del flagello. Gente che fino a quel momento era rimasta fuori dallo spazio visibile di qualità. Sono gli usurai, e Virgilio sembra quasi approfittarne per liberarsi di Dante. Devi conoscere tutto di questo girone. Quindi vai a vedere la situazione di questi dannati, ma alla breve, raccomando, gli dice, e lascia che sia solo io a convincere il figlione a farci trasportare verso il lontano. E Dante va in solitaria ricognizione verso questa mia. Della natura di loro peccato aveva già parlato Virgilio, quando il crucesimo dell'inferno aveva spiegato gli interi orari che si siedono alla ripartizione dei peccati nella topografia. Sono gli usurati, cioè violenti contro l'arte, dal momento che, come descrive la gente, si guadagna un personale che deve derivare solo da tutti che la natura offre e dal duro lavoro dell'uomo. L'usurario, conseguendo questa via, si oppone alla natura e all'arte, che secondo la teoria aristotelica è imitazione, e la quale è a sua volta immagine di Dio, anzi, per dirla con Dante e demonarchia, essa è arte di Dio. Però è che l'usura era una delle chiavi della società del tempo e del giorno. E il poeta nato e cresciuto nella Firenze delle banche e dei banchini avverte la necessità di mettere tra l'altro questa colpa tra quelle più gravi che offendono direttamente. Non è un caso dunque che questi dannati si trovino proprio qui a metà strada tra la violenza e la frode, perché l'usurante ripone la sua fiducia negli interessi del denaro prestato, non nella natura, tantomeno nella propria fatica, perpetrando senza dubbio violenza contro lui, ma anche incarnato fino al capitale. Ovviamente il discorso è cresciuto di riferimenti virgiliani, l'uomo di forte, ad esempio, rimangono ai venti sesti. L'incontro con la gente mesta, introdotta dal lento ritmo elegiaco della Cristina 43-45, chiusa sull'aggettivo mesta, che nell'italiano antico non ha per nulla la sfumatura di dolcezza della lingua moderna, significando in linea con l'inferno primo, gente fisicamente sofferente, è svolto sul piano della pura fisicità, in totale negazione di pathos. Questa mestizia, insomma, non è una realtà psicologica, è un fatto preciso, interessante la realtà fisica, come conferma il verso seguente, che nel verbo scoppiata ci fa sentire il rumore fragoroso del pianto refrenabile di questi dannati, seduti nella stessa posizione nella quale nella realtà terrena trascorsero la propria vita, cioè seduti nei loro banchi dinanzi ai loro scritti pieni di denaro. Ma l'attenzione del poeta sembra concentrarsi sulle mani, che Dio aveva concepito quali strumenti necessari di lavoro e di quell'arte che gli usurati hanno incoraggiato. Queste mani, inerti in vita, sono condannate nell'eternità che stupendo contrattasso ad abitarsi in una vaga attesa dalla pioggia infernale. Ma in verità, rappresentando nella propria spiritualità la misura delle bestiali, dei cerchi, delle zampe, dei cani tormentati, o da pucci, o da mosche, senza dubbio esaltare un linguaggio plebeo che sottolinea il tono dispregiativo della rappresentazione,
già nel suo origine. E d'altra parte, l'elemento bestiale, rani, pulci, mucche, capani, continua ad essere quello della rete. Tante non ne conosce nessuno, proprio come era avvenuto con gli arani. Accumulati a questi dannati dal peccato dell'abilità di Dio, la loro riconoscibilità invece è data dalle insegne giudizie e dalle loro parole. Solo che queste insegne sono disegnate sulla borsa, segno tangibile del loro peccato, disonore per quegli stessi stelli che offendono nella vita. Il biasimo e il disprezzo di Dante sono in effetti rivolti non a questi dannati, ma alle città. Sono rivolti a Firenze, sono rivolti a Padova, delle quali città sta denunciando i costumi che corrotti che investivano l'ambito sociale. Tanto più che il poeta ben conosceva per diretta esperienza la natura di questi spiriti bassi, anche se discendenti da nobili passati. Essi sono venuti meno allo status stesso di nobiltà, che consiste nel concreto esercizio dei valori previsti dal codice cavalleresco, preferendo, come Dante aveva già sottolineato nel Fidio IV, le maledette ricchezze, che sono naturalmente vive e perdite contrarie alla nobiltà. È la condanna della gente buona. Dedita ai subiti guadagni, che con gli occhi fissi sulla propria borsa sembra che si nutra in un vano quando doloroso compiacimento di questa vista. E osservando con più attenzione, scorrendo lo sguardo sulle borse, finalmente si distinguono nella specificità dei loro disegni e colori gli stemmi, ognuno riconducibile a una casata nobile. Il leone, il primo reca un leone azzurro in campo oro, il secondo una capiante in campo rosso, il terzo una strofa gravida in campo bianco. Sono i blasoni gentilizi dei Giampigliazzi, potente famiglia fiorentina di Marte Nera, famosi e grandissimi usurai dei Corbiati, famiglia fiorentina di Firenze, che esercitavano solo in Sicilia, e infine degli Scolopini di Italia. Dei quali Reginaldo, che qui forse parla, ebbe chiamata fama di usurai. Al punto che il figlio Arrigo, a espiazione dei peccati paterni, fece costruire la famosa cappella affrescata dal Giotto. È probabilmente lui, possiamo dire che il padre selvatico presenta ormai morente mentre grida di dargli la chiave del proprio figlio perché nessuno trova il suo denaro, che qui parla. Lui, padovano, che a Dante, tempo quando è vero, denuncia la futura presenza al proprio fianco di un altro. Lamentandosi però del fastidio che gli recano i dannati fiorentini che gridano la venuta di un altro fiorentino, probabilmente Giovanni Guiamonti, ma insomma i conti tra Firenze e Paolo sono così ugualmente pareggiati. E poi il dannato non parla più, nessun commento, solo una smorfia animalesca a suggello del suo stato bestiale. A completamento però di una sequenza di immagini animali, da leone al muro e schicca il naso, immagini di repellente bestialità sulle quali si chiude definitivamente il soggiorno di Dante nel settimo circolo. Intorno all'arrivamento comico che ben si confave poi in armati che più dolce e violenti contro me. Virgilio lo aveva punito di non soffermarsi poco con quelle anime e forse lui si attardava. Perché il maestro già dice lo aspetta in groppa al selvaggio animale e riprende il motivo del viaggio con Virgilio e non che non solo quasi un atteggiamento capitolistico si trappone tra la fuga dell'animale grande, ma incoraggia un po' il padrante persuasivamente che d'ora in poi non ci sarà altro modo per raggiungere gli ultimi cieli infernali che quello di servirsi dei loro costumi e finirà per abbracciare il poeta. Prima ancora che glielo chiedo, Dante ha tanta paura da avvertire i sintomi della perdita guardata, inquietudini, di tremiti, ma anche vergogna di palesandro per non apparire vivo nel proprio Virgilio. Ancora due similitudini ne esprimono gli stati d'animo in un conflitto tra loro. La seconda, tratta dalla rappresentazione del rapporto di vassallato.
capace, servo, signore dell'antica confusa. La sollecita preoccupazione di Virgilio di proteggere il proprio discepolo non viene meno neanche questa volta, come era già avvenuto in altra probabile situazione di pericolo. Inizia, come stavo notando, il passo forse più favolistico della vita. Con autorità, come solito fa, Virgilio ordina a Gerione, soltanto adesso conosciamo il suo nome, di mettersi in movimento, scendendo lentamente e gradualmente, considerando che porta un uomo che pensa, cioè un uomo vivo. Così inizia la navigazione, o forse il volo, dovremmo dire, verso il vasto inferno, riprendendo anche il filo narrativo dal punto in cui si era introdotto nella prima parte del campo. Non è un caso, comunque, la similitudine narrativa a questo punto del campo, perché è ripresa di quella dei gruppi che avevano fotografato la postura del mostro sul bordo di questo video. Quindi diventa una navicella, e quindi l'ultimo mi appuntare proprio appropriato, dal momento che adesso il mostro è addomesticato, è docile, che a retromarcia, cioè una navicella che a retromarcia si stacca dal gruppo del girone e con manovra tanto complicata quanto abile torna anche indietro. Una volta sentitosi a proprio agio di muoversi, rivolge poi la coda e l'arte a effetto, come la nave che rivolge la coda dove arriva la coda, e tesa una coda con di timone, la nave a guisa di allunga e raccoglie con le zampe laterali l'aria attorno a sé, come fa un nuotatore con le braccia nel corpo. Volo nuotato che sia, in un'aria che sembra acqua, come suggerisce lo scroscio dell'acqua del pregetto, Dante, malgrado di rassicurare le braccia di Virgilio, continua ad aprire, tanto da non riuscire a distinguerla, se non attraverso altri due simboli, che vengono plasticamente però il sentimento. Entrambe le due rame, tratte dal mito, anzi da miti conoscitissimi, quello di Fetonte, anche lui colpito dal fulmine di Giove, che è stato dal segno di pianale che suo cuore, il suo fiore aveva lasciato andare nel vento del capo celeste, provocandolo un po' di danni, e Icaro, anche lui ha fissato sulle onde del mare, perché volando troppo vicino al sole, e per questo disciolse insomma le proprie. Dicevo, miti conosciutissimi. E per questo però ha quanto adatti a rappresentare all'immaginario collettivo il dato sentimentale, realizzando una narrazione che nel campo favoloso del mito esalta il tono fiabesco del racconto, confondendo mito e narrazione dantesca nel grido di Dedalo, rivolto al figlio, mala di via, mala di via. Che prima ancora che a Icaro sembra rivolto a un modo di avvenimento a Dante stesso, che tuttavia, a differenza però dei due fanciulli del mito, ascolta sempre i consigli del dolce padre, come definisce Virgilio. Due voli che rimandano forse preparati a quel folle volo di inferno 26esimo, ancora una volta sempre simbolo di superbia pubblica, che sembra però un folle volo, che sembra fare da contraltare all'alto volo di Dante di Paradiso XV, realizzato in sintonia con il volo di Dio, e per questo destinato al raggiungimento della propria vita. E Dante pare essere proprio volando, e gli basta guardarsi intorno per rendersi conto che forse più del mostro, ciò che è veramente spaventoso, è il luogo, non il mostro, come il grido di Veda che lo aveva avvertito, intanto perché mi sembra di essere sospeso nell'aria così buia da permettergli solo la visione di Gesù. E ciò che ci descrive del volto lanante di Gesù, ancora una volta riuscendo a comunicarci fantasticamente attraverso una realistica resa sensoriale, è ciò che egli stesso avverte in grotto al mondo. E dunque l'aria che mossa dalle branche di Gerione colpisce il viso e il corpo con un movimento dal basso verso l'alto. Al tatto poi si aggiunge l'udito in un crescendo di senso in senso, perché sente il rumore spaventoso del pregitonte che precipita nella pistola. Rumore che lo induce a guardare meglio, con gli occhi appunto,
a completamento dei sensi impegnati della descrizione, che da capo vengono di Tina e poi di sì. Ed è quest'ultimo, cioè la visione dei segni dei nuovi torrenti infernali, che lo induce addirittura a preferire la bomba di Gerione, sulla quale si accoscia, cioè stringe esattamente le gambe alla cavalcatura per non essere scacciato. E solo adesso, alla vista di Malebolge, si rende conto del modo in cui Gerione scendeva e girava, per il fatto che le diverse prime delle Malebolge davano l'impressione di avvicinarsi da diverse parti, proprio come chi su un aereo si avvicina a terra e crede che gli oggetti offerti alla sua vista vadano verso di lui. E intuizione questa davvero geniale, anche dal punto di vista fisico e psicologico, che conferma ancora una volta il valore del realismo malinese. Il cambio si chiude sulla filiera dalla coda e la corruzione deve essere davvero un male pessimo dei suoi tempi, se il poeta avverte l'esigenza, ancora una volta, di servirsi di una similitudine tratta dall'esperienza quotidiana della caccia a falcone, tipica e comune durante la civiltà medievale. Ma completare meglio il senso realistico del suo viaggio, altro che fiamma, quella di Gerione. E Gerione si pone sul fondo del burrato, come un falcone che ha volato a lungo senza vedere un richiamo o un uccello scende affaticato da dove si suol muovere veloce, ponendosi però lontano dal falconiere, irritando nei confronti del falconiere e colpevole perché è disceso senza essere chiamato. Anche Gerione è consapevole della propria slealtà, probabilmente perché proprio come il falcone nei confronti del proprio padrone, anche lui si è mosso veloce verso i due poeti, si è fatto addomesticare dall'angelo, ha trasportato i due pellegrini, ma non ha fatto bene a Gerione. La sua faccia, buon onesto, non ha ingannato nessuno questa volta. Segno però che i valori etici sono vivi e presenti alla coscienza umana e che le leggi aspettano solo chi vi pone la mano. E così, al mostro traiettatore, lo resta di scaricare il pellegrino sul fondo del burrato e scomparire, come una freccia che si stacca dalla tomba dell'altro, una scomparsa fulminea, come epifanicamente apparso, senza una parola. Per lui il Signore invece fa dolore la letterante similitudine della corda corta, che nel ricorrersi delle sillabe amplia parossisticamente la repentinità della scansione del mostro, in un gioco costante nella commedia di perfetta simmetria con quella cosa che lui aveva richiamato dagli artisti. Il critico per questa straordinaria lezione è veramente emozionante il modo per essere detto leggere un canto certamente non facilissimo, ci ha dato proprio questa idea plastica della corruzione che può colpire chiunque, ma anche del presidio alla corruzione, che tavolo alla cultura. In qualche modo Virgilio si antepone alla coda dello scorpione, lui che rappresenta un'umanità classica e la cultura, perché la cultura può salvare una corruzione. Quindi è un'immagine anch'essa della grande. La ragione, perché la cultura ovviamente è la ragione esercitata. Attraverso la cultura. Cultura come educazione. Io mi sono occupato di anticorruzione scientificamente con la gente di diritto pubblico, e posso assicurare che la conclusione a cui pervengono tutti gli studiosi di diritto pubblico è: insegniamo i valori, l'etica costituzionale, eccetera, perché questo è l'unico presidio. D'altra parte, come dire, credo che anche il lavoro dei padri, dei fondatori della
anche la laureata in pedagogia, della pedagogia moderna, venga questa idea che l'istruzione è presidio dalla corruzione. Per cui, per cui credo che della legalità. Per cui credo che veramente Dante a 700 anni dalla morte continua a insegnarci tanto. Ci sono interventi, prego. Allora, leggendo questo testo, dalla chiara esposizione della relatrice, che ho avuto già il piacere di ascoltare nelle precedenti letture, si capisce che oltre che la cultura che rappresenta Virgilio che protegge il suo discepolo amato, c'è il diritto. Quando per ben tre volte, quando diritto viene da dirigere, dirigersi verso la via della legalità, della giustizia, quindi il presidio al sud, alle male arti, alla cattiveria di questi uomini avidi, viene dalla giustizia, dall'applicazione della norma corretta. Ed è l'unica, diciamo, oltre all'etica, alla morale, presidio pratico per sconfiggere questa cattiva genia. Grazie. Grazie a lei, complimenti per questo intervento. Un altro intervento? Bene, allora mi darei la parola a Enrico, che ringrazio ancora tanto per questa magnifica lezione e lettura del 17° dell'inferno, e alla quale dico un'ultima parola di chiusura. Io a questo non intendo aggiungere nulla, anche per pronta annoiarvi e abusare ancora oltre della vostra pazienza, insomma, e della vostra presenza. Io mi aspettavo molti di meno, un pubblico meno numeroso, dato insomma le condizioni in cui versiamo. Ho soltanto da dire, insomma, che davvero ho un grande piacere, insomma, di poter partecipare attivamente alla vita della lettura Dante Spaghetti-Liliana. E certamente, insomma, ci rivedremo per le prossime letture io spero poi che queste relazioni diventeranno poi degli altri, insomma, che li raccoglieremo poi eventualmente in un volume. E avrò modo in quella sede, ovviamente, di dar ragione attraverso la collana di note eventualmente di tutto ciò che ho detto, e approfondire certamente alcuni punti del canto che per ragioni di tempo ovviamente non abbiamo potuto trattare così, sul quale non abbiamo potuto riflettere. Resta però la sensazione forte, relativamente alla figura di Gedeone, che al di là della fiaba, al di là della costruzione che avesse fantastica di questo animale, la realtà in Dante è sempre prepotentemente presente. Il senso della storia che si realizza nella commedia, fa della commedia un'opera politica nel senso più alto e più pregnante del termine. Io credo che questa sia una chiave di lettura politica della commedia, resti quella dell'eccellenza. Personalmente non sempre pensato, e più vado avanti nelle mie letture di testo dantesco, più mi convinco. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione e la presenza che avete avuto nell'ascoltarmi, ovviamente. E grazie. Allora è un atto di prossimo con il professore Vittorio Cerotti, che dovrebbe venire in presenza qui al Cerotto, però vi invito a vedere su internet anche la conferma che se sarà in presenza o soltanto su internet per le cose di genere. Allora grazie a tutti gli attori, grazie a tutti, buonasera.